Buonasera. Buonasera. Allora, questa sera vogliamo mostrarvi come smontare la marmitta originale della Suzuki Gladius, che sarebbe questo scaldabagno qui, e montare un'altra marmitta decisamente più rifinita, più piccola e più maneggevole. I passaggi sono molto semplici, sono due. Svitare questo bulone qui di ancoraggio e una fascetta che è lì dietro. Non Alla so se rete. si riesce a vedere comunque. E sicuramente si possono fare, tutto ciò si può fare con le chiavi che vi danno all'interno della moto. Ci faccio vedere la marmitta. Ai nostri amici di YouTube. La marmitta è una Xeel. Ecco qui. Mettiamo qui. Allora, all'interno c'è lo scarico, il foglio di omologazione che va inserito nei documenti e la fascetta da cambiare. Ok. Questo è lo scarico Xeel. Vediamo bene i dettagli. Ok. Infatti, come vedete, poi, come vi faremo vedere, è molto semplice, basta solo inserire lo scarico, ancorare qui il bullone e fascettare con la fascetta sua e abbiamo finito. Perfetto. Questo è lo scarico Pareri? Lo vedi all'interno. aperto? Mettilo contro, vediamo, fammi vedere Allora, come potete vedere, non so se si dentro. vede, Meno male. è quasi tutto libero, è scarico aperto comunque. È un prodotto omologato. Però è a scarico aperto. Dentro ha solo una retina con della lana. C'è Nient'altro. stampato di fibra ceramica, ovviamente. Doppio scarico. Questa sera la montiamo e faremo anche una differenza tra il sound della Xeel e un sound dello scaldabagno originale. Ok, va bene, allora ci vediamo dopo. Alla prossima. Se tutti noi vogliamo sentire il sound, così facciamo il confronto. Ovviamente fuori allo Xeno, raga. Facciamo vedere. Ancora, E questo è un altro. l'hanno già visto. Dai, cazzo! Perché sei così, cazzo? Ho visto che aspetto il coso. Scaldabagno originale. Allora ci Perfetto. vediamo tanto, sono dopo Scott. Niente? Che significa niente? No, niente. Aspetta, aspetta. Ah, scusa. Non fare quella cosa che hai detto prima. E dai, cazzo! Porco Dio! Ho capito! Dovresti sentire così adesso anche con quella, beh. Nonna! Tiravamo più gas! Ma ho sentito la mano.
C'è qualcosa che vorresti fare prima di montare la marmitta, visto che c'è libero? Metto il pisello là dentro. No, non voglio fare niente, voglio solo mettere la marmitta. L'operazione è delicata e molto difficile, quindi guardate bene come si fa. C'è parecchio in fuori, per dire. Ci hai fatto caso? Ma qual è roba? Beh, un po' dove distacco ci deve sempre sta. Ringraziare il mitico Azmaglio, che come sapete ha fatto un ottimo lavoro. Ixi.